E oggi sperimentiamo quello che la Sacra Scrittura ci dice: Domus mea, domus orationis. Questa casa ora è veramente la casa di preghiera. Noi stiamo qui per celebrare i divini misteri, per dire grazie a Dio che vi ha donato la vita, grazie a Dio che vi ha chiamato, grazie a voi perché avete detto sì al Signore, grazie al buon Dio che vi ha dato lunga vita in modo da arrivare a un traguardo che nessun sacerdote foriano finora ha raggiunto. Questo è un altro Guinness dei primati. Molti ne porterete con voi fra 100 anni nella tomba, ma tra questi anche quello di essere stato il sacerdote foriano più longevo nel ministero sacerdotale. Fino a questo momento probabilmente uno dei più anziani è stato il canonico Mascolo, che aveva quasi raggiunto i 65 anni di ordinazione, mancavano appena un paio di mesi, e invece voi l'avete, quella boa l'avete girata già da lungo tempo, e noi preghiamo il Signore perché ve ne conceda ancora di anni. Ora non è più il tempo di lavorare con le braccia, con le gambe, ora è il tempo di lavorare qui a casa con la preghiera, perché la vostra preghiera sia ancora parafulmine per i vostri familiari, per la comunità di San Vito, per l'intera Forio e per tutta la nostra isola, che certamente come Chiesa non vive momenti felicissimi, ha bisogno di tranquillità, di pace, di numerose e sante vocazioni, perché quella fede che oggigiorno non solo è combattuta, messa in discussione o ignorata, ma che a noi appare anche come la cenere sotto, come il fuoco sotto la cenere, possa di nuovo divampare. Voi celebrate, Monsignore, questo 70° in un anno straordinario. Sono 800 anni dalla morte di San Domenico e i frati domenicani chiamano il loro fondatore Predicator Gratiae. Voi potete ancora, come avete fatto in questi 70 anni, essere annunciatore della grazia di Dio. Qui, tanto, se Maometto non va dalla montagna, fa niente che siamo cattolici, lo possiamo citare, la montagna va da Maometto, chi vuole lo viene a trovare qua e può sperimentare questa sorgente zampillante di fede e di carità. Noi festeggiamo questi 70 anni nell'anno di San Giuseppe, di cui portate e portiamo il nome, sia il patrono della Chiesa Universale ancora a custodirvi, perché poi un giorno possa egli stesso, insieme a San Vito e alla Madonna della Libera, ottenervi il premio promesso ai servi buoni del Vangelo. Questa non è una predica, sono due parole, perché chi le sono cassettate perché stavano stanchi dietro, solo per questo ho fatto un poco di intrattieni, però ecco qua, che il Signore conceda a tutti noi di conservare nel cuore questa gioia, perché se voi siete il primo prete di Forio a raggiungere i 70 anni di messa, noi siamo i primi foriani a vedere un prete che raggiunge 70 anni di messa. Quindi stiamo anche noi su un piedistallo in questa Santa Messa, nella quale ovviamente ringraziamo Dio per tutti i suoi benefici, sia io che fra fedeli insieme a voi, vogliamo anche ricordare tutti i vostri cari defunti che 70 anni fa stavano qui, vi circondavano, tutti quelli che vi hanno accompagnato nella formazione di seminario, negli studi, tutti i vostri confratelli sacerdoti che ne avete incontrato a decine e decine in questi anni, il vescovo che vi ha ordinato e tutti gli altri vescovi che gli sono succeduti e che Dio ha già chiamato a sé, e vogliamo ricordare ecco anche tutti i vostri parrocchiani. In 52 anni di ministero avete battezzato, comunicato, cresimato, sposato, accompagnato, assistito, e poi anche avete benedetto, prima di andare al cimitero, chissà quante centinaia di persone. Allora ecco, vogliamo pregare per tutti coloro che hanno goduto del vostro ministero e che il buon Dio già ha chiamato a sé. Tutto e tutti mettiamo sull'altare, insieme al pane e al vino, dicendo: Gratias tibi ago, omnipotens Deus, pro universis beneficis tuis. Amen. Amen. Thank you.